Seed Lab, il programma di accelerazione per le nuove imprese tecnologiche, risponde alla necessità di sostenere l'avvio e lo sviluppo di start-up innovative. Filas, la finanziaria laziale di sviluppo, come attore principale accompagnata da società leader in investimenti venture capital quali Fondamenti SGR e Vertis SGR, ha promosso il progetto di cui le linee guida sono state presentate presso l'opificio Telecom a Roma. Seed Lab fondamentalmente nasce con l'obiettivo di aiutare le idee innovative a crescere e a crescere velocemente in modo tale da accedere a quelli che sono i finanziamenti del venture capital. Infatti oggi molte idee buone che ci sono non riescono a prendere questi soldi, a acquisire questi investimenti, perché non sanno come presentarle, non sanno quello che gli investitori richiedono. E quindi noi ci poniamo l'obiettivo di aiutarli a colmare questo gap. Sviluppare l'idea in ambiente efficiente, attirare i talenti per costruire un team di progetto completo, imparare a gestire l'azienda in prospettiva di crescita, collaborare con mentor di esperienza, conoscere investitori e partner commerciali. Questo il programma intensivo di Seed Lab. Non smetteremo mai di ringraziare Filas, perché comunque obiettivamente la situazione particolare si sente in Italia, in cui c'è un po' un ritardo normativo e tecnologico, però comunque in generale c'è una situazione difficile e è stato importante sapere che qualcuno ha creduto in noi con i fatti. L'iniziativa è rivolta a innovatori, nuovi imprenditori, ricercatori, dottorandi e studenti con spiccato spirito imprenditoriale. Per scommettere sulla strategia startup promossa, le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo. Il costo e le spese totali, pari a 30.000 euro, sono coperte da fondi investimento in cambio di una quota nella futura società.